grazie davvero, grazie a tutti, grazie per le parole che tu hai speso. E allora le uso per dire tre cose partendo da qua. La prima, in realtà per me, io mi considero un militante del Partito Radicale Transnazionale da bambino. Anzi, penso di essere cresciuto, un pezzo della mia cultura politica, delle mie giuste o sbagliate convinzioni nasce sicuramente grazie a quella straordinaria piattaforma di educazione, di crescita culturale che era Radio Radicale, che è stata in tutti questi anni Radio Radicale. Il vizio, l'abitudine di ascoltare prevalentemente sempre in automobile Radio Radicale ha voluto dire, da quando ho la patente, avere una straordinaria formazione, una formazione di tipo socratico, no? Insomma, quella formazione che riesce a tirarti fuori, quella cultura del confronto che è stata ricordata. Però in tutto questo, oggettivamente, è la mia seconda volta a un'assemblea del partito. La prima a Milano, in realtà ero venuto esclusivamente, ero allora in segreteria provinciale dei DS ed ero venuto a portare, diciamo, una vicinanza, un intervento, un contributo. È la prima volta che vengo invece, diciamo, davvero e ufficialmente come iscritto, come partecipante. Questo mi fa piacere, non ci avevo pensato oggi. La seconda cosa, Marco, beh, innanzitutto ci pensavo adesso, non l'ho preparata questa. Per una serie di casualità elettorali, incroci di liste eccetera, io da qualche mese sono senatore della Repubblica, ero deputato la scorsa legislatura, pensavo a secondo degli accadimenti magari di proseguire o meno in quel lavoro. In realtà per una serie di incroci sono finito da poco quarantenne al Senato della Repubblica. Ecco, quello era il posto di Marco Pannella, no? Il posto che Marco avrebbe avuto il diritto di avere quando ci fu l'accordo tra il Partito Radicale e il Partito Democratico e invece Marco venne ingiustamente escluso, è il posto dove molti di noi avrebbero voluto vedere Marco senatore a vita, perché secondo me, io ho partecipato a quella campagna, sarebbe stato giusto per la sua storia che la vicenda umana terrena di Marco si concludesse con il riconoscimento per alti meriti della Repubblica, perché quello è il senatore a vita, no? Non è stata così. Bene, tentiamo però almeno di portare la voce di Marco in quel Senato della Repubblica, senza essere assolutamente neanche lontanamente alla sua altezza, però magari qualche contenuto, qualche insegnamento, qualche elemento culturale di questo straordinario politico, questo straordinario artista, perché a me piace dirla così, io credo che sia una parola importante questa. Marco è stato un performer, è stato un artista, è stato un uomo di una dimensione, di una portata che pochi altri hanno in Italia. E l'ultimo tema è nel merito. Sergio ha annunciato una cosa che appunto non possiamo dire, ma che tanto da ascoltatori di Radio Radicale credo che scoprirete facilmente nelle prossime ore, diciamo nel prossimo fine settimana. In questi anni ho cercato di partecipare a tante azioni radicali, a tante attività nel mondo per la tutela dei diritti umani, per la difesa dei diritti umani, per l'estensione dei diritti umani. Per oggi noi siamo qui perché questo tema, il tema del diritto alla conoscenza, il tema dei diritti umani, il tema dello Stato di diritto e della cultura dello Stato di diritto va tenuto alto innanzitutto nel nostro paese. Purtroppo, io me lo pongo come tema, quando mi è capitato, come è successo recentemente, di passare 5-6 giorni in Kazakistan, di incontrare le autorità nazionali di quel paese, di ascoltare centinaia di militanti che sono stati fermati dalla polizia semplicemente per aver manifestato le loro opinioni, di stare in carcere a visitare alcuni di questi attivisti dei diritti umani che sono trattenuti in carcere per ragioni prive di fondamento e segnalate dalle organizzazioni internazionali, di seguire in diretto un processo dove un giudice dice è vero, riconosciamo che la legge del nostro paese considera esaurito il tempo di permanenza in carcere di questa persona, però io ritengo questo reato sia talmente grave che lo teniamo in carcere lo stesso, con le mie orecchie. Ma noi abbiamo la possibilità, noi europei, noi italiani oggi, di andare ad insegnare a qualcuno lo Stato di diritto, considerato la condizione dello Stato di diritto nel nostro paese? Io mi do una doppia risposta, sì e no. La contraddizione esiste, ha diritto di coesistere. Sì, perché è un'aspirazione che deve essere di tutti e quindi tutti insieme noi vogliamo
far crescere lo Stato di diritto, la libertà politica, la libertà di opinioni. No, perché non abbiamo da insegnarlo, perché non siamo più bravi di nessuno. Anzi, abbiamo dei buchi, dei vuoti, delle violazioni crescenti dello Stato di diritto. Io credo che molti di noi hanno pensato, io l'ho pensato, ero un ragazzino, che con il crollo del muro di Berlino, con la fine dei regimi comunisti dell'Est, si stesse aprendo una fase nuova della storia in cui la cultura dello Stato di diritto si sarebbe estesa ad altri paesi e sarebbe diventata più forte. Ho l'impressione che stia succedendo esattamente il contrario, cioè che si stia diffondendo quella che Marco chiamava la democrazia reale, cioè una cultura di democrazia apparente in cui certo c'è il diritto di voto, in cui tutti possono formalmente andare a votare, ma in cui la restrizione delle libertà è sempre più crescente. E oggi la cifra della cultura dominante in questo paese, ma in tutta Europa, ma in tutto il mondo occidentale, è una cifra per cui c'è uno scambio crescente tra sicurezza e libertà. In cambio di una maggior percezione di sicurezza, una maggior sensazione di sicurezza, l'idea che qualcuno ti protegga e ti debba proteggere da nemici che spesso vengono costruiti, caricati di peso proprio perché qualcuno ti possa avere la pretesa di proteggerti, ti viene chiesto di rinunciare a qualche cosa. A me ricorda tanto quello che succedeva nel Medioevo, quando di fronte ai barbari alle porte, di fronte ai nemici, di fronte alla forza che era diffusa e che apparteneva a chiunque la possedesse, non era uso esclusivo di nessuno, il signore del castello ti diceva: guarda, se vuoi ci sono le mura del mio castello, sono forti, sono sicure, ti puoi rifugiare al suo interno, e però io detengo il diritto della vita e della morte su di te, posso fare quello che voglio, se un mattino mi sveglio e la tua figlia che sta crescendo mi piace, me la prendo. Se il tuo, la tua proprietà, il tuo potere, la tua fattoria funziona bene, io decido che la faccio mia. Se c'è l'amico a cui voglio darla, gliela cedo. È l'idea che appunto il potere è senza limiti, appartiene a chi lo detiene, è l'uso della forza di chi ce l'ha. E guardate che questo, secondo me, è il tema che noi ci dobbiamo porre. Allora, concludo dicendo, se queste cose sono vere, io sono convinto che sono vere, io ho lanciato un intergruppo parlamentare contro la diffusione delle armi, perché credo che questa idea folle, scellerata della diffusione delle armi come legittima difesa appartenga a questo campo di discussione che stiamo toccando. C'è un tema drammatico che riguarda le migrazioni e il superamento quotidiano dell'idea che esistano dei diritti delle persone che scappano dalla fame, dalla guerra, ma anche solo dal disastro economico. Ecco, in tutti questi aspetti io credo che le battaglie radicali, transnazionali, transpartito, che l'idea dello Stato di diritto, che i temi e che in ultima analisi esattamente il diritto alla conoscenza, perché se non c'è quello non c'è nessuna possibilità che queste battaglie vincano, sono oggi ancora più importanti che ieri. E quindi c'è ancora più bisogno di questo oggi rispetto a ieri, per cui abbiamo bisogno di 3.000 iscritti, è molto bello quello che hai detto Sergio, abbiamo bisogno di 3.000 iscritti perché è fondamentale per far vivere il partito, ma ne abbiamo bisogno perché possiamo scoprire tante energie nuove inattese, insperate, che vengono da mondi diversi e che si possono ritrovare su questo, e può davvero nascere una forma nuova che tra l'altro è all'altezza del nostro tempo, perché questo è un tempo in cui se non c'è un'azione transnazionale, oltre che transpartito, io non capisco la politica di che cosa si dovrebbe occupare e non capisco come possiamo pensare che nuove generazioni si possano appassionare alla politica che vedono e che gli viene mostrata. Allora chiudo davvero, l'altro giorno in una conferenza stampa in cui abbiamo raccontato di questa missione in Kazakistan, ma abbiamo parlato anche di che cosa sta succedendo in Moldavia, di che cosa sta succedendo in quella parte dell'Ucraina invasa dalla Federazione Russa e dei 70 e più detenuti politici che sono nelle mani oggi della Federazione Russa e che vengono torturati, e dove abbiamo anche detto, lo dico dai microfoni di Radio Radicale perché ne faremo un'azione nelle prossime ore, che chiederemo a tutti i deputati, a tutti i senatori di qualsiasi schieramento politico, che il nostro Presidente del Consiglio, che ha
annunciato di andare a fine ottobre a incontrare ufficialmente il Presidente della Federazione Russa. In quell'incontro certo porti l'amicizia dell'Italia, gli interessi economici e tutto, ma porti una richiesta di difesa e di tutela dei diritti umani in quel paese, delle libertà civili in quel paese e del diritto internazionale, perché oggi la Federazione Russa ha invaso e occupato illegalmente un pezzo di un altro paese, di un paese confinante, e noi stiamo lasciando passare questa cosa come se niente fosse. Ma in tutto questo mi è stato chiesto in quella conferenza stampa: lei pensa davvero che queste battaglie possano trovare un ascolto nei cittadini italiani, quando oggi i sondaggi, le analisi, ma anche l'ascolto semplice che ognuno di noi fa da militante nella strada, ci dice di questa insensibilità, di questo sostegno a una politica ad esempio violenta, dura nei confronti dei migranti? Io mi sono permesso, magari sbaglierò, però qualche ascolto l'ho fatto, di citare Marco per rispondere a questa domanda. E l'ho citato così. Io penso che lui avrebbe detto qualcosa del genere. Io ho detto: io sono sorpreso del numero di cittadini italiani che invece non cascano in questa trappola. Sono sorpreso del numero di cittadini italiani che ancora reagiscono a queste cose. Perché? Perché se l'informazione che hanno tutti i giorni è quella che vediamo appunto nelle televisioni e sui giornali, è incredibile che nonostante quel racconto e nonostante quell'informazione ci siano ancora tante persone che reagiscono positivamente e che reagiscono non credendo a quello che gli viene ogni giorno raccontato. E allora il diritto alla conoscenza è la base. Conoscere per deliberare è il nostro motto, e noi in un mondo così complicato, così complesso, così globale abbiamo bisogno di un aumento della conoscenza e di un aumento della qualità dell'informazione. Questa è una battaglia fondamentale, per questo io mi ritrovo in tutte le proposte di legge e, visto anche il nuovo regolamento del Senato, riusciremo a raccogliere le firme, le porteremo in Senato, almeno un voto favorevole ci sarà, no? Ma credo che magari qualcun altro ci potrà essere. Grazie.